naturalmente c'è rammarico, c'è rabbia, però siamo lo stesso soddisfatti perché abbiamo attaccato molto, abbiamo creato occasioni, naturalmente a volte non sempre si sono rose e fiori, la palla non è entrata, però noi siamo soddisfatti del gioco creato, di quando abbiamo fatto, però già stiamo pensando alla prossima partita, che è quella più importante adesso. No, io penso di trovare, come hanno detto anche i miei compagni, una squadra arrabbiata, perché dopo una sconfitta anche loro a Bari, dove secondo me, io ho visto la partita, non meritavano proprio di perdere, e quindi troveremo due squadre che vorranno guadagnare 3 punti, e quindi sarà secondo me una bellissima partita. Allora, visto la classifica potete anche dire che è uno scontro playoff, però noi in testa abbiamo la salvezza, quindi per noi è uno scontro sempre salvezza, per noi sono tutte le partite, sono delle finali per salvarci. Poi in questo momento si può anche dire che è uno scontro playoff, però non ci pensiamo minimamente. Ringrazio per le parole, speriamo che siano di buon auspicio, però c'è molto molto da lavorare, io ancora c'ho molto da imparare, molto da apprendere, la salita è dura, quindi meglio non pensarci e pensare sempre, adesso pensiamo al Frosinone, pensiamo all'allenamento di domani. Tutti sperano di migliorare, io faccio parte, quest'anno ho fatto parte dell'Under 20, però se dovesse arrivare la chiamata dell'Under 21 è sempre una cosa importante, però secondo me quello che penso io, quello che abbiamo visto, il gruppo è già consolidato per gli europei, c'è la squadra che si è guadagnata il posto per arrivare lì, quindi meglio pensarci l'anno prossimo, ormai.